Ciao, sono Manuela di Aspiredil per il sito aspirastore.com e in questo video ti parlo della differenza tra le tipologie di avvio del sistema a scomparsa e quando optare per l'una o per l'altra. Intanto iscriverti al nostro canale YouTube per ricevere costanti aggiornamenti sull'uso e la manutenzione del tuo impianto di aspirazione che hai in casa. Partiamo intanto dalle sostanziali differenze. Nel video cercherò di farti apprezzare sia il lato pratico che il lato tecnico. L'avvio di tipo manuale, come dice la parola stessa, prevede un'interazione tramite uso della mano con la bocchetta aspirante. Nella versione classica dell'avvio, per accendere l'impianto, mi reco nei pressi della bocchetta aspirante, la quale, nell'atto di estrazione della maniglia che blocca anche il tubo flessibile, affinché non possa né rientrare né riuscire, avvia anche il sistema. Questo tipo di avvio richiede che sia effettuato il collegamento elettrico della presa aspirante o delle prese aspiranti, se ne hai più di una, alla centrale. Un circuito di bassa tensione 12 o 24 volt a seconda della centrale fa funzionare le bocchette tramite classico consenso. I vantaggi di questo sistema di avvio sono: 1. Affidabilità, non avrai mai problemi di funzionamento. 2. Praticità, sai che dovrai recarti ogni qualvolta nei pressi della bocchetta per fare tutto, sia estrazione sia avvio impianto. 3. Velocità, per attivare l'impianto non dovrai attingere ad altri elementi. 4. Universale, funziona per qualsiasi tipo di centrale aspirante indipendentemente da marca o modello. Lo svantaggio è sostanzialmente uno ed è legato alla comodità d'uso. Infatti, per spegnere l'impianto, anche solo per interrompere le pulizie e riprenderle dopo, con il sistema manuale dovrai sempre recarti nei pressi della bocchetta aspirante e interagire direttamente con la maniglia. Con il sistema wireless invece fai tutto interagendo direttamente con un classico bottone che è collegato direttamente all'impugnatura. Ora ti spiego nel dettaglio. L'avvio wireless porta sicuramente a un cambio di prospettiva. Avvio e spegnimento infatti vengono gestiti direttamente dall'impugnatura e non dalla bocchetta. Su questo tipo di impianto wireless i cavi di alimentazione alle bocchette non diventano più essenziali. Per non avere brutte sorprese, noi di Aspiredil consigliamo sempre ai nostri clienti che installano sia un impianto tradizionale sia un impianto con il tubo che scompare nel muro di predisporre sempre e comunque i cavi di alimentazione delle bocchette anche se optano per un sistema di tipo wireless. Così, se impugnatura o ricevente si guastano, collegando direttamente i fili alla centrale, anche in caso di guasto, l'utente sarà in grado lo stesso di utilizzare la centrale aspirante manualmente, senza restare con le mani in mano in attesa dell'assistenza. Quindi, riassumendo, con il sistema wireless potrai controllare tutto semplicemente con un dito. Ora vediamo i pro e i contro. I vantaggi dell'avvio wireless per il sistema a scomparsa sono sostanzialmente due. 1. Praticità di utilizzo. Potrai spegnere e accendere l'impianto senza dover ogni volta recarti nei pressi della bocchetta aspirante. 2. Velocità di azione. L'interfaccia è comoda e reattiva e non dovrai sprecare tempo per accendere o spegnere l'impianto. Gli svantaggi invece, a nostro modo di vedere, considerati gli anni di esperienza e di assistenza di questo tipo di sistemi, sono 4. 1. Puoi riservarti la sorpresa di non attivare l'impianto se le batterie si sono scaricate. Alcune impugnature prevedono anche una ricarica via cavo, è sempre veloce ma comunque una scocciatura rispetto al sistema manuale. 2. La rottura può dipendere o dall'impugnatura o dalla ricevente e questo può farti sprecare soldi e tempo nella ricerca del guasto. 3. La sostituzione di un'impugnatura wireless è costosa, così come anche la predisposizione costa di più. Inoltre va sincronizzata e serve seguire anche una procedura. Niente di difficile e noi di Aspirastore le sincronizziamo già e forniamo direttamente le istruzioni alla fornitura legata. 4. Il segnale Wi-Fi, specialmente in una casa grande, non sempre prende. Quindi potrai dover centrare la ricevente in un punto baricentrico della casa
e non per forza vicino o nei pressi della centrale aspirante. Niente di particolarmente difficile, con dei comuni fili come quello rosso e nero delle casse audio potrai estendere il consenso facilmente. Motivo per cui è preferibile una centrale con centralina di ricezione wireless di tipo esterna, che è comunque universale su una centrale aspirante di qualsiasi marca e modello e non integrata all'interno della centrale. C'è da dire che il collegamento della ricevente alla centrale aspirante è facile e si presta al fai da te. Inoltre va bene su qualsiasi macchina predisposta per il collegamento dei normali consensi delle bocchette aspiranti. In conclusione, spero di averti aiutato a capire quale sistema fa più al tuo caso. E colgo l'occasione per dirti che con i sistemi di interazione di tipo retrattile puoi accendere e spegnere l'impianto, ma non potrai variare la potenza del motore con la regolazione. Se hai dubbi, contattaci direttamente dalla chat del nostro e-commerce aspirastore.com. Saremo felici di risponderti, oltre che aiutarti a predisporre o completare l'impianto di aspirazione di tipo retrattile.